Quali sono gli accessori migliori della GameGenic per chi vuole iniziare a giocare o collezionare l'Orcana? Cosa permetteranno gli articoli che tratteremo agli illuminatori che vorranno approcciarsi al TCG targato Disney? E si avrà tutto l'occorrente a disposizione per coprire al meglio ogni aspetto del gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. L'Orcana ha attratto numerosissimi appassionati della casa topoliniana che si sono approcciati a questo titolo su due fronti, quello collezionistico e giocato. Ogni luminario comunque ha bisogno di supporti utili per conservare al meglio o scatenare sui tavoli da gioco la propria raccolta barra deck. E a tal proposito, chi meglio della GameGenic può venire in soccorso fornendo degli articoli che, per chi vuole iniziare a muovere i primi passi nella galassia sconfinata Disney, rappresenteranno un validissimo punto di partenza? Sarà quindi in questo video che esploreremo la rosa di possibilità che la casa tedesca metterà a disposizione di ogni appassionato, così da affrontare ogni sfida nel migliore dei modi. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno gli accessori migliori per iniziare se vorrete approcciare l'Orcana sia dal lato collezionistico che giocato. Andiamo a dargli un'occhiata. Per chi colleziona lo Z-Pup Album 18 Pocket, sarà l'accessorio per mantenere nel migliore dei modi la propria raccolta. Con al suo interno 20 pagine contenenti, 9 tasche per facciata presso fuse alla struttura, con caricamento laterale, questo binder potrà permettervi di mettere al sicuro fino ad un massimo di 360 carte con bustina protettiva, sia singola o all'occorrenza doppia. A fornire maggiore protezione sarà, oltre all'inserimento a fianco di ogni tasca, anche la cerniera, che potrà essere chiusa attraverso la zip che proporrà, per poterla afferrare saldamente, un design unico con il nome della casa madre in tinta a rilievo. La struttura principale inoltre non permetterà al peso delle pagine di modificarne la forma, rischiando che il contenuto vada a danneggiarsi attraverso l'utilizzo frequente dell'articolo. Qui ora, ad esempio, ho la versione a 24 tasche a pieno carico. Valutate voi stessi. In più, come ogni prodotto di fascia alta di questa categoria, anche qui lo Z-Pup sarà costruito in superficie Nexofiber Plus, per un tocco confortevole e il rivestimento interno in microfibra, sempre dello stesso colore dell'accessorio, che conferirà un tocco di eleganza in più a questo album che, posso garantirvelo, sarà la scelta ideale per proteggere al 100% la vostra collezione. Lo Z-Pup Album 18 Pocket verrà venduto ad un prezzo indicativo di 30 euro e sarà disponibile in 5 colorazioni diverse. Con 20 pagine al suo interno ed una capienza massima di 360 carte protette, come meglio crederete, esso rappresenterà l'articolo ideale per ogni collezionista che vorrà al proprio fianco un prodotto che fornirà protezione alle proprie carte al 100% da polvere e sporco, che mai riusciranno ad arrivare al vostro tesoretto personale. Ora, dopo aver visto il lato collezionistico, passiamo a quello giocato, che richiederà qualche accessorio in più per avere tutto il necessario, così da migliorare la propria esperienza ludica. Ma prima di iniziare, vi consiglio di guardare uno dei video pubblicati tempo addietro, sempre in collaborazione con GameGenic, dove ho parlato delle bustine protettive che proteggeranno il vostro deck da agenti esterni. Vi lascerò il video qui sopra, così potrete recuperarlo comodamente. Quindi, dopo aver accennato alla prima barriera che vi aiuterà per iniziare il cammino in questo TCG, vediamo dove potrà trovare riparo il vostro mazzo tra un match e l'altro. Il Double Deck Holder 160 Plus avrà tutto ciò di cui un giocatore necessiterà. In tinta Total Black riporterà unicamente il logo della casa madre sulla parte frontale, quest'ultimo con il nome della GameGenic e due spazi dedicati alla scrittura in alto, solo il nome della produzione sul retro, la trama caratteristica del prodotto sui fianchi e tutte le informazioni legali del caso nella parte bassa del prodotto. Per accedere al contenuto vi verrà in aiuto la tipica tecnologia Cobra Neck, che non forzerà sulla struttura principale, permettendo così non solo una durabilità dell'accessorio maggiore rispetto ad articoli simili di altri marchi, ma anche una manovra maggiore di accesso, dato che il coperchio potrà raggiungere i 180 gradi di movimento, permettendo così un'estrazione agevolata dei due compartimenti integrati alla struttura.
Questi ultimi, una volta separati dal corpo principale, la rispecchieranno per quanto riguarderà le stampe ed avranno una capienza massima, se messi assieme, di 160 carte con doppia bustina o 80 a testa. Quindi dopo aver sistemato il deck che deciderete di utilizzare in un torneo o per qualche partita amichevole all'interno del contenitore, non vi basterà altro da fare che inserirlo nuovamente nel deck box e portarlo con voi ovunque vorrete. Un secondo arconte, e se invece vorrò avere a disposizione anche segnalini, contalor, eccetera? In questo caso potrete decidere di dedicare uno dei due spazi interamente all'utilizzo dei token vari per avere sempre a vostra piena disponibilità ogni accessorio utile per affrontare al meglio un match. E quindi una volta inserito tutto al suo interno, l'holder rappresenterà una soluzione compatta e funzionale ideale per tutti coloro che vorranno avvicinarsi al gioco senza avere troppe cose da dover gestire. Per quanto riguarderà invece l'apertura ad incastro, prestateci piuttosto attenzione, soprattutto perché a forza di strattoni il contenuto potrebbe fuoriuscire versandosi a terra. Il Double Deck Holder 160 Plus verrà venduto ad un prezzo indicativo di 6 euro e sarà disponibile unicamente in una sola colorazione. Potrà contenere al suo interno fino a 160 carte con doppia bustina e possiederà due scompartimenti indipendenti che permetteranno al giocatore di estrarli dal corpo principale comodamente. La tecnologia Cobra Neck inoltre garantirà un'apertura agevolata del coperchio, riuscendo così ad accedere al contenuto del deck box facilmente. I punti forti di saldatura garantiranno inoltre una longevità duratura all'intero prodotto, costruito senza utilizzo di acidi né PVC. Ora però mi sorge un quesito, e se non dovessi possedere i token ufficiali del gioco, o essendo di carta, magari li ho distrutti a forza di utilizzarli, come potrò fare? A tal proposito ci saranno due accessori, o per meglio dire quattro, due per categoria, che risponderanno appieno a questa esigenza. Il Life Counter 7 da 4 potrà assolvere alla perfezione come segna lore. Disponibili in 4 versioni differenti, rosa, arancione, giallo e nero, tutti inclusi nel pacchetto, questi contatori avranno la possibilità di indicare valori variabili che andranno da un minimo di 0 ad un massimo di 21, riportando in più solamente il nome ed il logo della casa tedesca stampati ad impressione sulla parte dorsale. Per l'Orcana quindi saranno perfetti, dato che a 20 punti lore ci si porterà a casa l'incontro. Costruiti interamente in materiale acrilico, ad eccezion fatta per la tonalità nera, i restanti tre possiederanno un effetto evidenziatore trasparente che farà intravedere al di sotto della superficie scorrevole, collegata alla base da un perno centrale, i numeri su di essa incisi. La differenza invece che distinguerà questi ultimi tre segnapunti con il quarto, oltre alla trasparenza per l'appunto, sarà la superficie, dove per il colore nero i tratti presenti saranno impressi direttamente sulla struttura, a differenza degli altri dove la parte superiore si presenterà completamente liscia. Come altra soluzione, se questa non vi soddisferà, potrete optare per il Double Life Counter, di cui abbiamo già parlato in un altro video, ve lo lascerò in descrizione. I Life Counter 7 da 4 verranno venduti ad un prezzo indicativo di 20 euro. All'interno della confezione potrete trovare tutte le tonalità esistenti per questo prodotto, che vedranno una versione evidenziatore del giallo, arancione e rosa per tre di essi ed un nero coprente per il quarto. Completamente costruiti in materiale acrilico di alta qualità, questi accessori rappresenteranno una validissima soluzione, anche se vorrete cimentarvi nella modalità multigiocatore di Lorcana o per qualsiasi altro GCC o LCG. Infine, dopo aver coperto quasi ogni aspetto del gioco, rimarranno i danni da indicare e al momento, soprattutto non essendoci un regolamento che ne vieti l'utilizzo, i dadi saranno l'opzione perfetta alla quale fare ricorso. I D6 Dice Set da 12 mm vi permetteranno di indicare quanto è stato danneggiato un personaggio senza limiti. Infatti, avendo a disposizione la bellezza di 36 dadi, all'occorrenza vi ritroverete a prestarli anche all'avversario. Vi parlo per esperienza personale. Appartenenti alla serie Galaxy, che fonderà due o più colori cosmici, fornendo riflessi luminosi e scintillanti, ogni elemento sarà piacevole al tatto e grazie ai loro bordi arrotondati lisci risulteranno anche più confortevoli alla presa. Di dimensione pari a 12 mm per lato, ogni dado potrà entrare comodamente all'interno di un qualsiasi compartimento esterno fornito dai diversi prodotti targati GameGenic. Ma se sarete amanti dei dadi classici, ovvero quelli di dimensioni pari a 16 mm, e vorrete vertere verso un numero inferiore di elementi, allora il set da 12 farà al caso vostro.
Praticamente avrete a disposizione tutte le caratteristiche della versione più piccola, ad eccezion fatta del numero di dadi, che in questo caso saranno 3 volte di meno, il costo, che vedremo fra poco, e ovviamente le dimensioni. I D6 Dice Set da 12 mm verranno venduti ad un prezzo indicativo di 20 euro e saranno disponibili in 5 tematiche differenti. Ogni scatola possiederà al suo interno 36 dadi pronti per essere utilizzati per segnalare danni o indicare qualsiasi altro aspetto del gioco. Appartenenti alla serie Galaxy possiederanno tratti luminosi ed iridescenti che all'occhio risulteranno gradevoli. Gradevolezza che si estenderà anche al tatto, avendo i bordi arrotondati lisci che permetteranno una maneggevolezza comoda e confortevole. I D6 Dice Set da 16 mm invece verranno venduti ad un prezzo indicativo di 16 euro ed a parte le dimensioni maggiori, il numero di elementi inclusi nella scatola che qui saranno pari a 12 e come abbiamo già detto il costo, avranno praticamente ogni singolo aspetto in comune con la versione più piccola. E così una volta reperito ogni accessorio potrete inserire l'occorrente all'interno di uno scompartimento dell'order, chiudere e portare con voi davvero tutto il necessario di cui si avrà bisogno in una soluzione ristretta, pratica e compatta. Prima di concludere volevo ringraziare ancora una volta la Gamegenic che mi ha fornito ogni articolo che è stato trattato in questo contenuto. Ed a proposito degli articoli, in descrizione vi lascerò i link dove potrete acquistarli. Con i prodotti appena trattati, sia i collezionisti che i giocatori potranno iniziare la loro avventura in Lorcana, esplorando immensi universi che vedranno come protagonisti i beniamini della nostra infanzia. E voi avete già provato qualche articolo descritto nel video odierno? E se sì, come vi siete trovati? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.